Salve amici e amiche, benvenute nel mio canale Nuvoli di Lana. Oggi vorrei proporvi, visto il periodo in cui andiamo incontro ad eventi particolari e belli come il battesimo, come la cresima, la comunione, anche le lauree, perché no, è il periodo. Ho creato di mia iniziativa questa splendida, bella, meravigliosa bomboniera che potresti utilizzare per tali eventi. È semplicissima da fare perché l'ho realizzata appunto Gramini, come si suol dire, non so come si pronuncia, abbiate pazienza, non conosco l'inglese, ma l'ho rifinita in modo, come potete notare, con degli archetti a picot che la rendono ancora più particolare. Questi archetti la rendono più originale, più evidente, più elegante e molto graziosa. Logicamente ci vanno i confetti con il tulle o con il pizzo, quello che preferite mettere, il colore che preferite mettere, adeguato logicamente all'evento che dovreste realizzare. E poi l'ho chiusa con un fiocchetto a nastrino in questo modo. Per arricchirla e abbellirla ho aggiunto dei fiorellini qui al centro. Potete scegliere i colori che volete, i filati che vi piacciono di più, i tulle più belli, ci sono anche a pois, guardate, ce n'è una meraviglia di tulle per poter realizzare la bomboniera che è adeguata all'evento che dovreste realizzare. E poi i fiorellini lo stesso, una gamma di fiori, fiorellini, mazzetti, gruppetti, che rendono la bomboniera ancora più bella, più elegante e farebbe parlare di se stessa. Questa fatta come l'ho realizzata io, oltretutto potrebbe una volta sciolto il fiocchetto, mangiati i confetti, ricordatevi che porta anche fortuna mangiarli i confetti, eh? E confetti, mangiati i confetti potrebbe essere utilizzata come centrino, come sotto bicchiere, come sottovaso, anche la sua utilità. Non è una cosa che si mangia, si prende e si butta, ma si può realizzare anche in questo modo. Io vi faccio vedere, perché ormai il punto Gramini lo conosciamo, come realizzarlo e raggiungere poi voi di vostra spontanea volontà l'altezza che desiderate darle, l'ampiezza che vorreste raggiungere, perché merita a seconda dell'evento, se più grande, più piccolo, più bello, non lo so, magari si può fare una differenza, più piccolo per il conoscente, più grande per il parente più stretto, non lo so, dovete vedere voi che fantasia e sicuramente creatività ne avete più di me, di sicuro per questo. Ne sono certa. Io posso farvi notare fino a una certa altezza, per non prolungarmi, essere noiosa e neanche ripetitiva, come ho cominciato a realizzarla. Voi raggiungete l'altezza che desiderate e poi vi farò notare come fare questi piccoli archetti a picche. Questi archetti che la rendono più graziosa, che la diversificano, ecco, in particolar modo perché il punto lo conosciamo, sappiamo com'è fatto, utilizzando questi archetti a picot. Vi faccio notare come realizzarli e così potreste farla anche voi. È facilissimo, c'è poco tempo per poterla elaborare, quindi a maggior ragione se ne possono realizzare tante quanto ne desideriamo avere e c'ha tutte le qualità in questo senso. Guardate com'è graziosa, bellissima, parla da sola, ha un suo personale di che, non so come dirlo. L'ho creata io, l'ho inventata io, ho utilizzato quel poco che avevo perché non avevo del tulle vero e proprio, ma avevo del pizzo e quindi ho cercato di realizzarla così, con la mia fantasia.
Spero che sia di vostro gusto, spero che sia di vostro piacere e gradimento. Questa è la cosa che mi interessa di più, soprattutto poter raggiungere come scopo, come meta del mio lavoro. E se a fine lavoro, piaciuto, finito, terminato, vi ha dato soddisfazione, io vi sarei grata, ma molto grata, se poteste mettere un like al mio canale, sul mio canale, e anche un'iscrizione cliccando sul campanellino scritto a fianco al nome Nuvole di Lana su YouTube. Quindi guarda, non so togliergli gli occhi, perché mi piace moltissimo continuarla a guardare. Io eventi di questo genere non ne ho da realizzare, però sono contenta di poterlo condividere con voi, creando e sperando di farvi cosa gradita. È molto graziosa, ma è semplice allo stesso tempo. Nella sua semplicità parla di se stessa, questa bellezza di bomboniera. Quindi andiamo al tutorial. Spero di essere semplice anche col tutorial, perché alle volte io stessa mi impiccio, mi blocco, riparto, può capitare. Però è molto semplice anche realizzarla. Allora, io parto da un cerchio magico, però si possono fare anche 5-6 catenelle, anche perché non mi piace che si veda dalla parte opposta, come potete notare, poi un foro troppo esageratamente ampio. Ecco, più piccolino è meglio, è più delicato. Dunque, dal cerchio magico, questa la spostiamo, la mettiamo di lato, magari così per darci un certo tono, una certa eleganza. Dal cerchio magico io incomincio a fare il quadrato del cosiddetto punto Grammi. Quindi entro dentro il cerchio magico e lavoro 3 catenelle e 2 maglie alte, una e due. Le 3 catenelle sostituiscono una maglia, una, 2 catenelle di sostituzione, e poi di nuovo 3 maglie alte, una, 2 e 3. Ne devo fare 4 per rendere quadrato il lavoro, una, 2 catenelle di separazione e altre 3 maglie alte. 4 intendo i gruppi di maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle di separazione e ancora 1, 2 e 3 dentro lo stesso cerchio magico, come si vuole chiamare. A questo punto tiro il codino del cerchio magico, eccolo, guardate, elimina quel foro, così è molte volte molto troppo evidente, che non mi piace, e raggiungo l'altra parte che abbiamo fatto inizialmente con altre 2 catenelle, una e due, sulla prima catenella di base dell'inizio lavoro, facendo un punto bassissimo. Ecco qua. Questa è la base. Ho dimenticato di dirvi che ho usato un filato che si chiama bucaneve, è un filato molto leggero, sottile, di spessore numero 3, e sto usando l'uncinetto numero 3. Regolatevi voi con i filati che preferite, di cotone logicamente, che sono più adeguati in questo periodo, i colori che vi piacciono di più. Dopodiché, guardate bene, per non fare il giro per non andare all'altro archetto facendo il punto eclissato, qua rigiro il lavoro per agevolarmi. Entro dentro l'archetto che ho proprio appena appena concluso con voi e faccio il primo angolino. Il primo angolo, come lo vogliamo chiamare, angolo della nostra bomboniera futura eventuale. Quindi faccio 3 catenelle, 2 maglie alte, con le 3 catenelle sono 3 maglie alte.
una catenella di separazione e 3 maglie alte dentro lo stesso archetto. 1, 2 e 3. Poi 1, 2 catenelle e qui io farò un gruppo solo di 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Vado avanti, 1, 2 catenelle, tiro filo, abbiate pazienza, ogni gomitolo a sé, ogni gomitolo ha il suo modo di essere lavorato. 2 catenelle, vado nell'altro archetto e mi ripeto nuovamente per fare l'angolino. 3 maglie alte, 1, 2, 3. Una catenella, 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle di separazione, di nuovo mi ripeto con il gruppo di 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle di separazione e qui di nuovo 1. 2, 3, 1, 2, 3, 2, ripeto, qua in questo archetto 3 maglie alte, dunque, scusatemi, riparto da qua, ho saltato un archetto, eccolo perché. Allora, il primo archetto dove ho rigirato il lavoro, 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione e passo all'altro archetto, 3 maglie alte, è qui che l'avevo dimenticato, una catenella, 3 maglie alte, 1, 2, 3. 2 catenelle di separazione, nell'altro archetto ripeto l'altro angolo ancora. Io li chiamo angoli, sono gli spigoli, la parte che dà senso poi al quadrato, alla bomboniera. 2 catenelle dentro lo stesso archetto, altre 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 2 catenelle di separazione nell'ultimo archetto, sottostante a quelli che abbiamo lavorato prima, altre 3 maglie alte, 1, 2, 3. Una catenella di separazione dentro lo stesso archetto, altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Chiudo questo secondo giro con 2 catenelle che vado ad agganciare, a unire alla prima catenella di base del lavoro che abbiamo iniziato. Così abbiamo ottenuto il primo quadratino con 1, 2, 3 e 4 angoletti. Ora proseguiamo, man mano che proseguiamo, aumentiamo. E facciamo in modo che possa diventare ampio fin quanto desideriamo che sia la nostra bomboniera. Quindi adesso faccio il punto eclissato e raggiungo l'archetto. Ripeto l'angolo, 3 catenelle, 2 maglie alte, una catenella di separazione, 3 maglie alte. Ops. Scusatemi, abbiate pazienza, l'ho perso, eccolo qua. Poi 1, 2 e 3. Adesso in questo varchetto facciamo 2 catenelle, il varchetto lo utilizziamo per fare solo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Ancora. Ritorno al prossimo angolo, 1, 2 catenelle, dentro questo archetto ancora mi ripeto con 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte.
Scusatemi per prima che ho dimenticato un archetto. Abbiate pazienza, un gruppetto di 3 maglie alte. 1, 2 catenelle, in questo varco tra un gruppo di angolo e altro faccio di nuovo 3 maglie alte. Stiamo incominciando a lavorare la nostra bella bomboniera. Ops. Quindi è un filato molto particolare. 1, 2 e 3 maglie alte. 2 catenelle e ancora raggiungo il successivo angolo. Ripeto, lo stesso modulo, 3 maglie alte dentro lo stesso archetto, 2 cat una catenella e 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 1, 2 catenelle, in questo varco tra un angolo e l'altro incomincio a fare solo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, che rappresenta la base del lato di quello che sarà poi il quadrato, 2 catenelle e raggiungo poi il seguente angolo. Io lo chiamo angolo 3, maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Spero di riuscire a farmi riprendere bene dalla telecamerina. 2 catenelle e in questo varco tra un angolo e l'altro, che è anche l'ultimo gruppo di 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle che vado a unire all'ultima catenella di base del primo angolo che abbiamo eseguito. Ecco qui. Guardate, abbiamo fatto il primo quadratino. Qua c'è un angolo, il secondo, il terzo e il quarto. Questo è il codino che non ci interessa per ora. Ora proseguiamo aumentando man mano che facciamo i passaggi di maglia a maglia. Gli angoli rimangono sempre uguali e vi mostro come. Col punto eclissato raggiungo il varco dell'archetto, questo, e ripeto l'angolo 3 catenelle, 2 maglie alte, 1 e 2. Una catenella dentro lo stesso archetto, 3 maglie alte, 1, 2, 3. Mi si impiccia anche il filo oggi proprio tutto contro di me. Ecco qui. 1, 2 e 3. Ora notate che qua tra un gruppo di maglie ci sono due varchi. Utilizzeremo questi due varchi per fare gli aumenti. 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. 2 catenelle e 3 maglie alte. 1, 2, 3. 2 catenelle. E qui in quest'altro varco 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Spero di non perdermi dalla visualità. 1, 2 catenelle e faccio il prossimo angolo. Dentro l'angolo ripeto 3 maglie alte, 1, 2, 3. Una catenella e 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Proseguiamo 2 catenelle e qui in questo varco 3 maglie alte, 1, 2
due e tre. Due catenelle di separazione, salto questo gruppo sottostante e altre tre maglie alte. Una, due e tre. Due catenelle di separazione e raggiungo l'altro archetto, l'altro angolo. Qui lavoro lo stesso modulo. 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte. Proseguo, vado all'altro lato. Come potete notare, c'è un varco qui e un varco qui, dove ripeto gli aumenti. 2 catenelle e 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 2 catenelle e qui ancora 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Proseguo, una, due catenelle e raggiungo l'altro archetto dell'angolo, dello spigolo, di ciò che fa angolo. Non so come dire di più per definirlo, dove lavoro lo stesso modulo di sempre. 3 maglie alte, una, due, tre. Una catenella soltanto di separazione e 3 maglie alte. Una, due e tre. Proseguo, sono all'altro lato e anche l'ultimo, in questo varco, in quest'altro varco, altre 3 maglie alte separate da 2 catenelle. Una, due catenelle, 3 maglie alte. Una, due. E 3. 2 catenelle di separazione nell'altro varco, 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 2 catenelle di separazione che vado a unire qui nell'ultimo punto catenella del gruppo precedentemente iniziato al giro. Ecco qui, guardate come va espandendosi, come diventa più grande questo punto tipo piastrella, tipo mattonella, diventa ancora più grande. Poi sto usando un filato sfumato di vari colori, ma con tonalità in rosa. Proseguiamo perché voglio farvi vedere poi come fare gli archetti. Raggiungo qui il varco del nostro, vedete un po' angolo come si mostra, e faccio il solito modulo. 3 catenelle, 2 maglie alte, una catenella di separazione, 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Adesso questo varco e quest'altro varco vengono lavorati dal gruppo di 3 maglie alte che danno aumento al nostro lavoro. Quindi faccio le 2 catenelle e 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 2 catenelle, salto il gruppo di sotto, nell'altro varco 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 2 catenelle, salto il gruppo sottostante nell'altro varco 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 1, 2 catenelle, raggiungo l'archetto del nostro angolo, del secondo angolo, dove mi ripeto con lo stesso modulo. 3 maglie alte. Questo rimane sempre uguale. 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte. Proseguo, anche qua mi trovo nell'altro lato del quadrato, diciamo così in forma geometrica, 2 catenelle, 3 maglie alte. Vado aumentando. Vado in ampiezza, vado in larghezza. 2 catenelle, salto questo nell'altro varco, altre 3 maglie alte. 1, 2
2 e 3. 2 catenelle, salto questo gruppo nel varco successivo, 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle di separazione. Se sono veloce, chiedo scusa, mi viene spontaneo, abbiate pazienza, vado un po' più lenta e raggiungo il prossimo angolo, lo prossimo spigolo. Non so come definirlo, 3 maglie alte, 1 catenella, 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle e mi ripeto, 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle nell'altro varco. 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle nell'altro varco ancora, 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle, raggiungo l'altro archetto a spigolo, a ventaglietto, dove lavoro il modulo di 3 maglie alte, 1 catenella e 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Proseguo e mi trovo nell'altro lato successivo ancora. E lavoro allo stesso modo andando in ampiezza. 2 catenelle, 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 2 catenelle nel prossimo varco, 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 2 catenelle nel prossimo varco, 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 1, 2 catenelle che vado ad unire nella prima catenella di base che abbiamo fatto a inizio lavoro. Questo è il proseguimento di quello che sarà poi la vostra bomboniera. Andate fino all'altezza, all'ampiezza che preferite raggiungere, più o meno ampia. Ora, prima di lasciarvi, vi faccio notare come io ho realizzato questi famosi archetti a piqué per renderla più graziosa, particolare, estrosa, per diversificarla anche un po'. Entro col punto eclissato nell'archetto che rimane sempre uguale, quello dell'angolino, 3 maglie alte. Una catenella, 3 maglie alte. Facciamo in modo di pensare che abbiamo concluso, raggiunto l'altezza voluta, l'ampiezza desiderata. Facciamo in modo di pensare così. Dopodiché faccio 1, 2, 3 catenelle, raggiungo questo varco, il primo varco, e lavoro all'interno 4 punti alti con un picot. 1, 2, 3 catenelle e il picot, 3, 3 catenelle e il picot, 4 maglie alte ognuna col proprio picot. Poi chiudo qui con un punto basso per dare forma anche al nostro picot, per non renderlo soffocante, troppo ricco, troppo pieno. Dopodiché raggiungo l'altro archetto e lavoro nuovamente 3 maglie 4 maglie alte e il proprio picot. 1, 2, 3, 4. Col proprio picot. 1, 2, 3 e le chiudo.
Guardate come prendono forma, come gli dà, questo è piccolino, logicamente un esempio. Un punto basso nell'archetto sottostante, una, due, tre catenelle come abbiamo fatto prima per raggiungere l'archetto del bordo dell'angolo. Quindi 3 maglie alte, una, due, tre, una catenella, 3 maglie alte, che come vi ho detto, questo resta sempre uguale. 2 catenelle, no, bugia, una catenella e poi qui vado a fare il primo archetto a picot, 4 maglie alte, ognuna con il picot, 1, 2, 3, e 4 con il picot. Un punto basso nel varco sottostante, filo sull'uncinetto, nell'altro varco altre 4 maglie alte con il picot. Una, due, tre, quattro. Io faccio 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4 maglie alte a picot, ma se lo vorreste fare un po' più espanso, un po' più evidente, basta anche farne 5, 6, dipende anche dal filato che usate. Dopodiché punto basso nel varco sottostante, perché se tante fossero le maglie da lavorare, tanti fossero gli archetti, sarebbero gli archetti, ma diventerebbe troppo affollato. E poi per dare sagoma anche all'archetto il punto basso ci sta bene. Una, due, tre catenelle, raggiungo l'archetto del bordo spigolo, del bordo angolo. 3 maglie alte, una catenella che come abbiamo detto ha sempre lo stesso modulo e 3 maglie alte. Così. Una catenella e raggiungo di nuovo l'archetto sottostante dove lavoro di nuovo 4 maglie alte, ognuna con il suo picot. Una, 2, 3, 4, 4. Punto basso per dare sagoma anche al nostro archetto. Una catenella, raggiungo l'altro archetto e di nuovo mi ripeto, 4 maglie alte, ognuna col suo picot. Una, due, tre, quattro, ripeto, io ne faccio 4, però voi potreste farne anche 5, 6, dipende dal gusto, dal filato, dalla vostra voglia di fare. Punto basso nel varchetto sottostante per dare forma anche all'archetto a picot. Una, due, tre catenelle e raggiungo l'archetto del bordo spigolo, del bordo angolo, che ha lo stesso modulo. 3 maglie alte, una catenella solo di separazione, 3 maglie alte. Una, due e tre. Poi una catenella e qua mi ripeto, in questo varco faccio 4 maglie alte e un picot. Guardate quanto già diventa diversa, più elegante, più bellina, più estrosa anche la sagoma della stessa bomboniera che stiamo lavorando. Ripeto allora, una, le maglie alte col picot. Una, due,
due, tre. Quattro. Col picco, ognuna col picco. Un punto basso, da sagoma anche all'archetto. Una catenella e raggiungo l'altro varco. Altre quattro maglie con il picco. Uno. Tre catenelle e il picco. 2, 3, le catenelle e il picot, 4, le catenelle e il picot, un punto basso nel varchetto sottostante e come abbiamo fatto all'inizio anche adesso 3 catenelle vado a chiuderle qui. Nella catenella superiore del primo archetto che abbiamo lavorato. Ecco qua. Questa è la sagoma che assume, che assumerebbe con i suoi archetti a picot la nostra bomboniera, che come ho detto prima, una volta aperta, mangiati i cioccolatini, i confetti, si può utilizzare come centrino, come sottobicchiere, come sottovaso, ha diverse utilità. Ora faccio diciamo, la sagoma di passare un nastrino. Per darvi l'idea, insomma, come potreste utilizzarlo anche voi, da un archetto all'altro varchetto, come li abbiamo lavorati. Non so che tecnica usate, io mi aggiusto così con l'uncinetto stesso per non rovinare il nastrino, per non essere troppo da una parte e dall'altra. Impegnativo. Perché se ne dovranno fare un certo numero, no? Quindi da un varchetto a un altro varchetto passiamo il nostro nastrino delicatamente, cercando di essere abbastanza morbide, meticolose, attente, per dare forma e colore alla nostra bomboniera. Questa certo non ha raggiunto l'altezza che avrei voluto perché sto dando solo un esempio di come potreste realizzarla. Poi spetta a voi con la vostra fantasia, che ne avete sicuramente più di me, e la vostra praticità e sarete più brave di me sicuramente, a saperle realizzare, ma molto più di me. E lo chiudo nello stesso angolo qua. Così. Dopodiché, cosa facciamo? Mettiamo i confetti che io non ho. Non ho neanche della gomma espansa. Ho questo piccolo tulle, così, che chiudo con il nastrino. Ecco qua. Lo chiudo così. Lo blocco, lo chiudo, faccio un fiocchetto. Scusatemi se mi impiccio un po', ma sono cose particolari, molto elegantine, particolari e delicate. Poi io non ho il materiale adeguato, chiedo scusa, purtroppo non sono provvista di tulle, di cose particolari per questi oggetti, perché non sono neanche nella situazione di doverne fare uso, ecco. E poi una volta che abbiamo messo i confetti, che abbiamo messo il tulle, che abbiamo creato la nostra bomboniera, possiamo mettere al centro dei fiorellini. Li possiamo cucire o li possiamo incollare, non lo so, spetta la vostra fantasia, la vostra praticità, ecco come verrebbe una cosa del genere.
Non ho il materiale adeguato, ripeto, è particolare, e questo è diciamo, il cestinetto che dovrebbe portare i confetti, il nastrino, scegliete i colori che vi piacciono di più, il tulle che preferite, guardate, ci sono fatti anche a pois, o solo bianchi, oppure rosa e bianchi, potreste intercalare uno rosa e uno bianco. Non lo so, dipende dalla fantasia, ripeto, ma guardate come verrebbe grazioso, bellino, estroso. Ops, ho perso, perché non li ho né incollati né cuciti, abbiate pazienza, è per darvi l'idea, ma sono veramente graziosi. E soprattutto il lavoro che ho svolto con voi, guardate com'è bellina. Com'è particolare, e mettete in considerazione il fatto che non ho raggiunto l'altezza desiderata, è solo l'idea che vi ho dato, come questa che ugualmente non ha raggiunto la sua ampiezza voluta desiderata, è solo l'idea. Spero che sia di vostro gusto e di vostro gradimento. Guardate come sono graziose, ma soprattutto la praticità di poterle realizzare. Ma vogliamo considerare anche i tempi per poterle realizzare, fare, elaborare. È semplicissimo, ho scelto un punto facilissimo da realizzare. Una rifinitura bellina, creativa, estrosa come quella che vi ho fatto vedere ad Archetti a Picot, e il resto sta tutto nella vostra creatività, che è migliore della mia sicuramente, è più avvantaggiata e più emancipata della mia, non lo so. Questa è solo un'idea che io ho voluto darvi per creare, per realizzare, per dimostrarvi che anche in tempi brevi si può fare del nostro meglio per creare la bomboniera. Poi la possiamo fare rosa, la possiamo fare azzurra, la possiamo fare col tulle rosso per una laurea, tutta bianca per un battesimo. Le varianti sono tante, sono belle. L'importante è che sia di vostro gusto e gradimento quello che vi ho proposto, come ve l'ho proposto, spero di essere stata semplice, che sia stato di vostro piacere, a me farebbe ancora cosa più gradita, e se me lo dimostrate mettendo il like e iscrivendovi al mio canale Nuvole di Lana, vi sarei ancora più grata, veramente, perché ciò vuol dire che l'avete apprezzato. E a questo punto non mi resta che salutarvi e ringraziarvi per l'attenzione che mi avete rivolto, per la compagnia che mi avete fatto, e ci vediamo e ci sentiamo virtualmente al prossimo tutorial, sicuramente con cose belle, nuove da realizzare e in maniera soprattutto semplice, non complicata, ma facile da rielaborare. Quindi, siccome anche questa volta abbiamo lavorato all'uncinetto, il mio saluto è di sempre quello che faccio in francese. Sperando di avervi fatto cosa gradita, vi saluto en crochet. Grazie, salve, ciao, al prossimo tutorial. En crochet, ciao!